15 episodi, 8 protagonisti. 8 storie diverse. 8 storie esatto. diverse, belle esperienze, difficoltà da superare, paure, ostacoli da superare. Amicizia. Stiamo dicendo solo però parole chiave, comunque sì. Siamo abitati tipo a fare le mappe concettuali. Sì, no? Esatto. Battute in camera, l'ho detto? No, battute in camera, che è fondamentale, sì. Che dà un po' quel proprio quella sfumatura del diario di ogni personaggio. Sì, che è stato. Tante risate. Beh, assolutamente. Sì, è importante. Sì, tipo una famiglia, tutto sempre insieme. Ci copriamo un po' le spalle e usiamo un po' gli altri come rifugio anche nella serie, no? Quindi senza i nostri amici penso che non saremmo dati da nessuna parte come personaggi. Il bello della seconda D è che è una classe, vediamo, che parte molto divisa e che poi si unisce piano piano e unendosi porta solo benefici, nel senso c'è questo arco. Si diventa proprio una squadra e ognuno aiuta l'altro ad affrontare quello che poi affrontano i singoli personaggi. Il mio personaggio si chiama Giulio. È il casinista della classe, fa tanti scherzi e ci mette nei guai un paio di volte, però sì, il resto si diverte. E il mio personaggio è Livia, è una ragazza molto sportiva, fa triathlon e dai suoi compagni di classe viene chiamata Miss Perfettina perché non ne sbaglia mai una, non va mai oltre, non si lascia mai andare e affronta un po' il tema delle aspettative, perché è una ragazza appunto che sente tanto il peso delle aspettative e è un po' il tema che deve affrontare durante la stagione. Allora, il mio personaggio è Daniele, ci viene presentato un po' come un ragazzo misterioso e piano piano scopriremo che appunto all'apice delle sue paure c'è la sua vera, insomma, natura, che ha paura di far uscire, che quindi è l'omosessualità. Si confiderà con la sua migliore amica e vedremo come crescendo si andrà, insomma, a radicare tutta questa storia. Lui, insomma, avrà molte paure, ma insomma che riuscirà a sconfiggere con coraggio, con l'aiuto dei suoi amici soprattutto. Sicuramente Olivia mi ha insegnato proprio questo aspetto, cioè a non dare troppo peso al giudizio proprio degli altri, no? Che spesso può opprimerci tanto e che invece non dovrebbe. Sì. Giulio, che Giulio è dislessico e anch'io sono dislessico, quindi la cosa importante è far vedere e far capire alle persone che non sanno cos'è la dislessia e farle consapevoli. Sì, renderle consapevoli di quello che è. Allora, Daniele mi ha insegnato, dato che un po' la chiave del mio personaggio è la naturalezza e anche il mezzo con il quale ho cercato di rappresentarlo al meglio, mi ha insegnato molto a non avere paura di quello che la vita mi mette davanti e che sono e che magari, insomma, sì, dico di tutto e quindi allo stesso tempo di vivermi tutta la mia crescita con naturalezza e tranquillità. Ci sono proprio dei contenuti extra prima e dopo gli episodi dove per esempio rispondiamo alla posta di diari, quindi agli spettatori che ci fanno delle domande che possono essere proprio anche personali, no? Come affrontare un problema e noi rispondiamo, o un personaggio, quindi personifichiamo i nostri personaggi e ognuno con le sue caratteristiche, quindi che ne so, tipo Isabel con la palla da basket in mano, oppure lui che si fa la cravatta, o tu che corri, io che corro. Quindi sono contenuti extra che, diciamo, raccontano un po' i personaggi, il rapporto anche con gli spettatori. Io dicevo anche prima, sono assolutamente sicuro del fatto che questa esperienza, come prima grande esperienza, mi abbia cambiato la crescita, sì, mi abbia influito proprio sul mio modo di crescere e quindi mi ha fatto raccogliere di certe cose che ho imparato, certi ideali che mi sono portato dietro per tutti questi 3 anni di crescita, che sono i 3 anni in cui noi cresciamo di più nella vita, no? Quindi dai 14 ai 18, e ho davvero imparato molto e soprattutto mi ha spinto nel volere ancora più impegnarmi e andare avanti con questo lavoro. Sì, beh, è stato proprio fondamentale, importante, certo. Secondo me, anche proprio vivere il set, cioè personalmente per me è stato proprio amore a prima vista, proprio vivere il set, non solo stare nella scena,
e sono innamorata proprio dell'atmosfera, dell'aria che si respira. E quindi sicuramente, come dice Biagio, si cambia, cioè inevitabilmente uno cambia dopo un'esperienza del genere, in bene o in male, io l'ho presa molto bene, ma soprattutto eravamo molto piccoli quando abbiamo iniziato e comunque già si inizia a sentire lavoro. Inizi già a capire un po' come funziona, anche se poi avevamo 14-15 anni, però hai un orario, no? I contratti, bisogna arrivare puntuali, fare il proprio lavoro, stare concentrati, quindi ci ha un po' anche fatto crescere un po'. Sì, assolutamente. Sì, no, anch'io amo il set, anche da prima dei diari, il primo set già mi ero innamorato, quindi ogni set sono contento. Posso dire pure una cosa che mi ha stimolato tantissimo, e penso anche a loro, era vedere, proprio come ha detto Flavia, trovarsi da così piccoli in un mondo così, anche di adulti, no? In un set, Esatto, vedere come esatto. quei adulti con cui magari noi abbiamo instaurato un rapporto, che ci raccontavano delle loro passioni, di come hanno iniziato, cioè a me ha stimolato un sacco vedere Sì, tutte le persone spesso ci realizzate. trattavano anche proprio come Esatto, adulti, è perché no? eravamo al Cioè lavoro. io mi sono sentito grande, mi sono sentito All'inizio mi faceva strano, forte. ci chiamavano colleghi, no? Ma anche dire vado al lavoro, a Sì, fare esami, sì. cioè Poi cos'era? magari lo spiegavi ai tuoi amici e si mettevano a ridere, cioè vai al lavoro, che stai a dire? Però in Domani. effetti è così. È andato. È Sì, andato, è andato bene. è andato bene. Tutto bene. Sì, Sempre passati, abbiamo complicato. promossi. Niente debiti, No, state niente libera. debiti. È Tutto a posto. stato un po' complicato, comunque con il lavoro non è Alternare un po'. facilissimo, però è andato bene, Però come sempre. sì. Sì, Inizia l'estate, sì, sì, per fortuna.